adesso fermo, controlliamo che il ruotino anteriore segua, grazie, giù, ed è ok. Effettuiamo lo stesso controllo di prima anche dall'altro lato. Questa parte non ha tempo, quindi siamo a posto e gioco. Adesso fine. Ok, proseguiamo. In savana ha una caratteristica: sotto ha una copertura. Noi dobbiamo controllare che il pannello di copertura sia in posizione. Uno spurgo del carburante da questa valvola 230 per controllare per la presenza di acqua di condensazione. Poi qua controlliamo la spina delle rondoni e la superficie di controllo e poi continuiamo con il nostro controllo. Spingiamo in orizzontale, spina, rivetti, spina, rivetti, spina e rivetti, spina e rivetti. Arriviamo sul nostro bordo alare e riproviamo. Qui in mezzo segua i nostri movimenti, a posto il gioco delle luci e il bordo alare e il vortex generator. Ok, controlliamo i nostri montanti, le loro linee di fede che si sorreggono. Poi la pressione del pneumatico, le pastiglie e che non ci siano perdite, che i cavi siano allacciati. Cerchiamo il passaggio del cofano motore. Quando torniamo qui sappiamo che l'aereo è pronto, i controlli esterni sono finiti.